Oh mio Dio, che schifo Tenet, il peggior film di Nolan, non andate a vederlo, è il peggior film del 2020. Ma perché ha fatto così schifo? Ciao a tutti, io sono Andrea Viscusi e questo è Story Doctor. Qui sul mio canale in genere analizzo la struttura dei film per comprendere come funzionano le storie. In questo video invece non voglio fare un'analisi approfondita del film di cui stiamo per parlare, ma soltanto evidenziare alcuni aspetti. Non si tratta nemmeno di una recensione, perché io non mi occupo di questo, tantissimi là fuori fanno recensioni, commenti e fanno benissimo a farlo. Io ho un approccio diverso, io mi occupo di capire come funziona una storia e mi interessa analizzare il caso di come funziona Tenet, il film di Christopher Nolan che è uscito nei cinema nel 2020. È stato il primo film post pandemia, chiaramente Colossal ha annunciato l'ultimo progetto di Nolan che insomma ha sempre un certo hype intorno e però ha deluso molti. E mi interessa quindi vedere, dopo essermi trovato nella, penso, 45esima conversazione sul fatto che Tenet fosse un film di merda, che Nolan deve smetterla di fare film e deve andare a zappare le patate, ho pensato che potesse essere interessante analizzare, questo caso per capire come mai questo film ha suscitato così tante reazioni negative. Allora, facciamo intanto una premessa. Sui gusti non si discute. Quindi, ovviamente, se qualcuno va a vedere il film e il film non gli piace, io non ho niente da dire in contrario a questa cosa. Non ho mia intenzione di convincere nessuno, neanche in questo caso, della bontà o meno di Tenet. Non è questo l'argomento di cui stiamo parlando. Però c'è una differenza tra avere una opinione del film che può essere data da tantissime ragioni, anche per dire dal contesto in cui lo vediamo. Ad esempio, se ci capita, mi è capitato di andare al cinema e di trovarsi in sala con gente fastidiosa che parla con i telefoni sempre accesi, quindi con tutti questi schermi accesi da tutte le parti, l'esperienza del film viene rovinata e quindi magari noi percepiamo come poco interessante un film che magari in un'altra circostanza invece ci avrebbe interessato di più. Quindi ci sono tantissimi elementi che contribuiscono alla nostra percezione di un film e su quelli non c'è niente da discutere. Ci sono anche i gusti personali, quindi per dire a me non piacciono i musical, quindi per me La La Land è stata una noia terribile. Però per chi ama quel genere sicuramente è un capolavoro e anch'io ne riconosco le qualità tecniche, però per me non è quello che fa un film e quindi io non l'ho trovato un'esperienza gratificante, però ammetto che è una mia predisposizione personale che mi porta a dare questo giudizio. Quindi nel caso di Tenet non stiamo parlando di questi aspetti personali e se a te non è piaciuto Tenet va bene, è legittimo che tu lo pensi. Ma possiamo spostare però l'analisi su elementi più oggettivi, ovvero capire come mai molti di quelli che hanno visto questo film, magari anche con spirito positivo, con aspettative, si sono trovati poi delusi. E ci sono degli elementi oggettivi nell'analisi di una storia che permettono di trovare delle cause a quella che è poi la risposta del pubblico. D'altra parte, se non esistessero elementi oggettivi su cui si progetta e si analizza una storia, non esisterebbe tutta appunto il mestiere dello sceneggiatore, non esisterebbero manuali, non esisterebbe la narratologia, non esisterebbe neanche questo canale e neanche quello che faccio io con i miei corsi e nel mio coaching con chi mi chiede consulenza. Quindi esistono dei parametri su cui ci si può basare per dare dei riferimenti di quello di cui stiamo parlando. Poi, appunto, la percezione che ognuno ha del prodotto finale può essere influenzata da tantissimi altri fattori, ma non discutiamo quelli. Sgombriamo il campo anche da tutto quel partito dei detrattori di Nolan che ormai va di moda, dire che Christopher Nolan fa i film che non ci si capisce niente e fa film di merda e perché andate a guardare, non gli dovrebbe dare più soldi e vabbè, c'è tutta una sottocultura di detrattori. Io in genere apprezzo i film di Nolan, apprezzo il suo stile, diciamo, non capisco
dall'altra parte, perché sapendo che appunto stai andando a vedere qualcosa che richiede un po' di attenzione nel seguire quello che sta succedendo nel film, poi ti lamenti se non hai messo questa attenzione che viene richiesta. Se si sa che questa cosa fa parte dei film di Nolan, è evidente che quando vai a guardare un film di Nolan stai scegliendo di partecipare a questa cosa. È come per dire, sono andato in pizzeria e non mi hanno voluto fare la tagliata al pepe verde. Beh, evidentemente, se vai in pizzeria, sai che stai andando a mangiare una pizza, quindi non ti aspetterai che ti diano una tagliata. In questo senso avrebbero avuto più ragione di lamentarsi quelli che sono andati a vedere Dunkirk, il precedente film di Nolan, che era un film di guerra, che non aveva, diciamo, nessuno di quegli elementi molto high concept, come appunto dopo parleremo anche di questo aspetto, che si trovano di solito in film di Nolan, anche se c'era sempre un po' di gioco su piani temporali diversi, però era molto diverso da quello fatto fino a quel momento, quindi magari mi sarei aspettato qualche rimostranza in più in quel caso, ma insomma non è stato quello il caso. E personalmente io apprezzo in generale quello che è lo stile di Nolan, il tipo di storie che cerca di portare al pubblico. Non ne sono un fanatico completo, però devo riconoscere che insomma molte dei suoi lavori sono tra quelli che mi hanno colpito di più. E tra l'altro anche la supposta complessità dei suoi film in realtà mi sembra che non sia così inattaccabile, cioè nel caso di Tenet, una volta compreso il meccanismo che c'è alla base e vengono forniti elementi a sufficienza per comprendere appunto come funziona, non è così complesso. Secondo me il film più complesso di Nolan rimane comunque The Prestige, di cui ho parlato anche qui sul canale, quindi vi rimando magari la mia analisi che lì ho fatto in modo completo. Gli altri film successivi magari sono complicati perché giocano molto su incastri particolari, ma che si basano su concetti che una volta assimilati non richiedono un ulteriore sforzo per comprendere tutto quello che sta succedendo. Poi magari uno sicuramente se lo va a rivedere comprende meglio come alcuni dettagli appunto si incastrano, e in questo Tenet sicuramente lo richiede, ma non richiede, una volta capito di cosa si sta parlando, non c'è questa grandissima necessità di andare a seguire ogni minimo dettaglio con la massima attenzione. Quindi questa differenza tra complessità e complicatezza, secondo me, è essenziale e si trova molto negli ultimi film di Nolan, però viene un po' considerata in modo superficiale. Ora, per quanto riguarda Tenet, se noi andassimo a analizzare la struttura del film, come faccio di solito qui sul canale, non avremmo difficoltà a trovare le classiche tappe della struttura in tre atti o del viaggio dell'eroe, perché abbiamo momenti evidentissimi di incidente scatenante, chiamata all'azione, abbiamo guardiani della soglia, varco della soglia, abbiamo un antagonista che è un'ombra del protagonista, abbiamo una prova centrale che è effettivamente una grossa, consistente prova, tutta quella scena di inseguimento sulla strada, e da cui poi deriva una rivelazione. Abbiamo un climax e uno scontro finale, quindi le tappe essenziali di quello che è il viaggio dell'eroe, quindi fondamentalmente lo sviluppo di una storia nella struttura in tre atti, ci sono tutte e si trovano abbastanza facilmente. Quindi a una prima analisi si potrebbe dire che, beh, il film segue il modello standard, diciamo, di quella che è un po' la cinematografia moderna, quindi dovrebbe funzionare, il pubblico dovrebbe gradirlo. Ma non è così, o almeno in certi casi non è stato così. Che cosa manca quindi a Tenet? Probabilmente il suo difetto è che gli manca quello che invece troviamo nel modello dell'arco di trasformazione, quindi dei livelli di conflitto che coinvolgono in maniera diretta e determinante il protagonista. Ora, il protagonista nel film non ha neanche un nome, ogni tanto viene chiamato soltanto protagonista, e questo secondo me è indicativo anche di come è stata concepita questa storia, ma ci torniamo dopo. Il protagonista però in questa storia non ha un arco di trasformazione. Come lo troviamo all'inizio della storia, cioè questo agente della CIA
competentissimo, disposto a sacrificarsi per coprire i segreti delle sue operazioni e tutto quanto, lo ritroviamo esattamente alla fine. Alla fine, anzi, scopriamo che lui è quello che poi nel futuro metterà insieme tutto il Tenet, diciamo, insomma, tutta questa organizzazione che cerca di contenere il sabotaggio che arriva dal futuro, insomma, tutto questo incastro qua tra i vari piani temporali. Però, appunto, nel corso della storia, il nostro protagonista non ha un momento di cedimento, deve superare degli ostacoli, ha delle difficoltà che si manifestano soprattutto nel suo conflitto esterno, ovvero nel raggiungere l'obiettivo che è quello appunto di salvare tutti quanti. Però a livello personale non è mai direttamente coinvolto. Lui non manifesta un suo difetto fatale, non ha un suo atteggiamento, un suo comportamento, un suo schema di valori errato che deve arrivare a modificare per poter avere il successo nella sua storia. Lui è già perfettamente equipaggiato per arrivare al successo, e tutto quello di cui ha bisogno è magari alcune informazioni che gli mancano e portare a termine queste operazioni in maniera progressiva, quindi raggiungere vari obiettivi uno dopo l'altro per arrivare all'obiettivo finale. Quindi noi seguiamo il suo viaggio, il suo appunto percorso di risoluzione dei vari problemi, ma questo non comporta mai per lui né un coinvolgimento diretto a livello personale in quello che succede, né un cambiamento della sua personalità o della sua visione del mondo. Quindi per noi rimane qualcosa di molto freddo, cioè noi lo vediamo da una certa distanza, vediamo qualcuno che svolge una serie di operazioni che possono essere anche molto divertenti, nel senso che ci intrattengono, insomma, che ci coinvolgono, ma non siamo mai parte di quella storia, perché non vediamo perché il nostro protagonista stia facendo quello che sta facendo, non ha una vera e propria motivazione. E quindi questo è quello che forse ci mantiene un po' distanti da tutto quello che succede in realtà, la mancanza di un conflitto interno di questo protagonista, che dall'inizio alla fine è sempre perfettamente in pace con se stesso. Lui sta facendo tutto il possibile, lo sta facendo anche bene, quindi non ha motivo di dover combattere contro qualcosa al suo interno per affermare una sua nuova personalità, dimensione o considerazione di se stesso. E quindi per noi rimane qualcosa di un po' asettico. Stiamo vedendo l'avventura di un predestinato in un certo senso, che fa tutto quello che deve fare e noi non possiamo fare altro che, non so, applaudirlo e dirgli complimenti, ma non entriamo davvero in quello che stiamo vedendo, proprio perché ci troviamo davanti a qualcosa che è distante da noi, perché noi capiamo che non avremmo mai nessun tipo di esperienza simile, e non avendo l'aggancio di un personaggio che deve combattere con se stesso per ottenere il suo obiettivo, allora ci sembra tutto distante e scollegato. Ora, questo secondo me non è un errore, nel senso che, cioè, sì, è un errore dal punto di vista dello spettatore, perché lo spettatore appunto non ha l'appiglio emotivo che gli consente di agganciarsi alla storia e di percepirla come propria. Però non credo che sia una cosa che è scappata, cioè non è che non se ne sono accorti. Il fatto appunto che il protagonista sia un anonimo protagonista, secondo me è indicativo, e anche il fatto che molte precedenti opere di Nolan ci hanno dimostrato che lui, sia con le storie scritte da lui, sia con quelle scritte con suo fratello Jonathan Nolan, sia insomma gli altri progetti a cui ha collaborato, ha dimostrato di essere perfettamente in grado di creare personaggi empatizzabili con difetti da superare. Basta pensare appunto a The Prestige, di cui ho già parlato, ma a tutti gli altri, insomma, da Memento, Inception, Interstellar. Quindi non è che da un momento all'altro Christopher Nolan si è dimenticato come si fa. Probabilmente questa era una sua scelta voluta di creare un film che fosse in qualche modo molto tecnico, asettico, e quindi basarsi esclusivamente sul suo high concept, ovvero quest'idea della sovrapposizione di piani temporali diversi. Insomma, è difficile usare una terminologia corretta, però insomma, di portare in scena
il tempo che scorre in due direzioni opposte, e di costruire una storia su tutto questo. L'ha voluta costruire come una storia d'azione, un po' alla James Bond, ma il James Bond degli inizi, quello degli anni 60, quando era appunto il James Bond incrollabile e sempre in controllo della situazione, sciupa femmine, quindi quello, non quello di adesso, che invece ogni tanto ha dei momenti anche lui di difficoltà, di dubbio e di crescita personale. Quindi ha voluto probabilmente creare una storia proprio per portare questo ai concept, e questo è quello che dicevo quando ho fatto l'analisi dell'episodio di Futurama, in cui parlavo infatti dell'idea che con le concept si ottengono storie fredde, storie molto razionali ma poco emotive. E il rischio di cui parlavo è questo. Io in quel video dicevo che non è vero, non è così. Però c'è chiaramente, se c'è questa concezione diffusa, è perché il rischio esiste, e se non si è capaci a lavorare sulle concept, e se non ci si innamora troppo delle concept in modo da costruire una storia che si basa solo sul ecco la mia idea e te la faccio vedere, allora ci si trova davvero in questa situazione. E Tenet è un film che è finito esattamente in questo ambito qui. Ha un concept talmente forte e talmente spettacolare anche per come viene messo in scena, perché dal punto di vista tecnico non penso che si possa assolutamente recriminare nulla a Tenet, e questa è un'altra ragione per cui vari detrattori che dicono Tenet è un film di merda, in realtà insomma, non fanno un discorso sensato. Ma affidandosi così tanto soltanto alla potenza dell'idea di sotto, ha lasciato da parte quello che poteva essere l'impatto emotivo che quest'idea doveva lasciare. Quindi, ripeto, secondo me questa è stata una scelta consapevole di Christopher Nolan. Su cosa abbia preso questa scelta non lo saprei dire, e secondo me a posteriori non è stata una buona scelta, perché appunto un film che poteva essere davvero memorabile è stato preso con una certa freddezza e ostilità poi da parte del pubblico, al di là appunto di quelli che l'avrebbero contestato a priori perché era un film di Nolan. Però anche chi aveva una buona predisposizione, come io stesso, anche a me il film è piaciuto perché ne riconosco l'ambizione, ne riconosco le qualità tecniche, però l'ho trovato un po' vuoto, proprio perché non ho trovato una connessione con quello che stavo vedendo. Magari se il film era inquadrato dal punto di vista di altri personaggi, come ad esempio Kat o Neil, che tra l'altro non hanno anche un nome, forse ci poteva essere qualche appiglio in più dal punto di vista proprio di coinvolgimento, di empatia rispetto a questa storia. Per fare un paragone, c'è un videogioco indipendente del 2008, che si chiama Braid, che si basa tutto su questa manipolazione del tempo, e nell'ultimo mondo del gioco c'è proprio la stessa dinamica che troviamo in Tenet, ovvero il tempo che scorre in avanti per il personaggio e all'indietro per il mondo intorno a lui, quindi è esattamente quella cosa. Infatti, io appena ho visto i primi annunci di Tenet pensavo che fosse il film tratto da Braid. Ma ho scritto anche un articolo in cui evidenzio le affinità tra questi due, magari vi metto il link poi qua in descrizione se vi interessa la cosa. Però ecco, Braid, che pur essendo è un puzzle game, ovvero bisogna risolvere sostanzialmente degli enigmi basati su queste varie alterazioni del tempo per trovare proprio dei pezzi di puzzle da mettere insieme. Quindi non è un gioco di quelli con una vera e propria storia, però nonostante questo ha una narrazione di fondo con un personaggio che sta inseguendo, inizia con appunto questo protagonista che deve ritrovare la sua principessa che è stata rapita, quindi proprio tipo Super Mario, dichiaratamente. Però nel corso della storia, nel corso del gioco, con dei piccoli inserti narrativi, ci viene fornita un po' la storia di questo personaggio, e noi sentiamo in maniera molto forte la connessione con lui. Quindi, paradossalmente, in un gioco che si tratta, che ti spinge soltanto a trovare i pezzi di un puzzle, si ha più coinvolgimento che in un film come è stato quello di Tenet. Quindi non serve tantissimo per suscitare questo coinvolgimento emotivo. Però qui si è scelto di non farlo, e quindi abbiamo avuto Tenet come l'abbiamo adesso. È un film di merda? No, è un buon film, che però
poteva essere un grande film. Quindi se finora vi siete trovati in qualche discussione e non avevate ben presente come mai Tenet non vi è piaciuto, perché magari volevate farvelo piacere ma alla fine non vi siete rimasti soddisfatti da quello che avete visto, allora probabilmente questa è la ragione per cui non vi è piaciuto Tenet. Questo era il primo video che facevo su un aspetto molto circoscritto di un film invece che un'analisi completa come faccio di solito. Naturalmente se avete qualche considerazione o avete qualcosa da aggiungere a quella che è la mia analisi oggettiva dei motivi per cui Tenet non ha funzionato, possiamo proseguire la discussione qua nei commenti. E se siete capitati su questo video da qualche discussione su Tenet, magari vi invito ad andare a vedere appunto le mie analisi complete che trovate qui sul canale delle strutture dei vari film, e già che ci siete vi iscrivete al canale, vi attivate le notifiche, così vi trovate anche poi gli avvisi per i prossimi video che caricherò. Vi ringrazio per avermi seguito e ci rivediamo presto qua su Story Doctor.